Tanti nostri amici telespettatori ci stanno deliziando con le loro immagini, foto che arrivano da ogni parte d'Italia, molte albe, i tramonti, luoghi bucolici che davvero fanno venire voglia di tornare in ferie e visitare questi luoghi che ci stanno facendo conoscere attraverso le loro foto e che in qualche modo portano i nostri telespettatori, chi magari non ha la possibilità di spostarsi attraverso un viaggio, così come un viaggio ideale, quello che stiamo facendo questa mattina. Siamo partiti da Pozzuoli, siamo andati a Varese, al Museo della Collegiata, e adesso chiudiamo in bellezza a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo, andiamo a Lucera. Ecco perché adesso parleremo. La città di Lucera oggi è pronta fino al 13 agosto ad ospitare gli eventi medievali organizzati dall'Associazione di Promozione Sociale 5 Porte Storiche Città di Lucera, quindi la città che si veste a festa con gli stendardi delle 5 Porte. E tra qualche istante, appena il collegamento sarà pronto, ci collegheremo con Gianni Finizio, che è direttore organizzativo appunto degli eventi medievali. Intanto abbiamo delle bellissime immagini, grazie anche all'associazione 5 Porte che ci hanno fornito. Ecco, queste sono immagini di repertorio degli anni passati e che davvero fanno vedere come Lucera si sia trasformata in città medievale. Lo era ed è torna anche nel 2024 a vestirsi a festa. C'è stata un'anteprima lo scorso 5 agosto, vorrei ricordarlo, con la presentazione del libro Le chiavi in palio e il corteo storico, il torneo delle chiavi della città di Lucera, un libro a cura di Massimiliano Monaco con la relativa mostra. E allora, io lo vedo già inquadrato, andiamo a Lucera dove c'è per noi Gianni Finizio, direttore organizzativo degli eventi medievali di Lucera. Buongiorno Gianni, ben trovato. Buongiorno, buongiorno, un saluto a tutti i telespettatori. Allora, oggi si inizia, quindi immagino grande fermento, l'organizzazione è pronta. Che aria si respira nella città di Lucera? Beh, c'è un'aria bellissima perché poi è quella che in qualche modo dà il via alla settimana medievale e poi successivamente alle festività patronali. Quindi iniziano le feste di tradizione, di cuore, insomma, il rientro di tutti i nostri compaesani che vivono comunque fuori dalla nostra città. Con gli eventi medievali parte quello che è poi il legame a 40 anni di storia che ha la nostra città su questo tema, appunto, su questi argomenti di storia, folklore e cultura. Allora, il programma è molto fitto, ricco di eventi. Che cosa ci segnali di particolare? Perché dobbiamo venire a Lucera per non perdere che cosa? So che sarà difficile dare una risposta a questa domanda. No, è semplicissimo invece, almeno per me che sono innamorato della mia città. Bisogna venire a Lucera perché Lucera è bella in tutti i suoi aspetti, quelli dei monumenti, della storia, del folklore. Quindi venire in questo momento, a Lucera, in questo periodo, è insomma una cosa che permette a tutti di vivere quelle che sono le nostre tradizioni. Abbiamo cominciato il 5 con la presentazione, sentivo che in qualche modo veniva anticipata questa cosa, con la presentazione dei 40 anni di storia, di questa storia di corteo storico e torneo medievale. Un libro che appunto racchiude quello che è stato l'inizio di questa manifestazione, che invece in questa edizione 2024 partirà oggi con la settimana medievale, 3 giorni alla Fortezza Svevo Angioina, che partiranno alle 19 di ogni giorno. In ogni giornata ci saranno degli eventi particolari, c'è enogastronomia medievale, ci sono banchi artigianali, insomma c'è di tutto e di più. Ci sono figuranti dell'epoca, abbiamo di tutto in qualche modo per coinvolgere le persone e farle vivere questa magia del Medioevo e al tempo stesso trasmettere quella che è stata la nostra storia, i personaggi fondamentali che hanno caratterizzato la nostra storia. Poi avremo il 12 invece il torneo delle chiavi che vedrà i nostri atleti, delle 5 porte storiche della nostra città, contendersi il palio.
questo ambito palio della città di Lucera, con rappresentate sulle chiavi della città. E invece il 13 ci rilassiamo tutti perché è l'ultimo giorno, il giorno clou, che ci vede in corteo riempire la città con oltre 600 figuranti, con cavalli, animali, musici, sbandieratori, c'è cioè di tutto di più. Riempiremo la città di Lucera, il centro storico, partiremo dalla fortezza per arrivare a Piazza Duomo, alla cattedrale, alla nostra cattedrale, più di 600 figuranti, dicevo, e ci sarà appunto alla cattedrale alle 20:30 una rappresentazione, insomma, la consegna delle chiavi, diciamo. Comunque la devozione che la nostra città ha nei confronti di Santa Maria, nata proprio in questo periodo con gli Angioini, con Pipino di Barletta, insomma, poi entriamo nella storia. Però questa manifestazione che poi darà il via alle festività patronali. Ho come la sensazione, ascoltando quello che ci racconti, che naturalmente traspare il fatto che tu sia innamorato della tua città, di Lucera, che ci sia un coinvolgimento, ma lo abbiamo visto anche dalle immagini che stanno accompagnando le tue parole, immagini, delle edizioni passate, la sensazione di una città che per questi giorni, come dire, smette di vivere il 2024 e si catapulta, completamente appunto nel Medioevo. Credo che ci sia un coinvolgimento, ma non solo fisico, ma proprio mentale, no? La sensazione è questa, me la confermi Gianni o la smentisci? Esattamente, è proprio così. E ne abbiamo avuto prova anche noi adesso siamo nella sede della mostra che abbiamo attivato sempre il 5 insieme alla presentazione del libro, la mostra sui 40 anni, quindi abbiamo raccolto un po' di locandine, manifesti, didascalie, di episodi, di nomi, di personaggi che hanno vissuto i 40 anni della nostra storia. E appunto questo legame, questo voler entrare in questa epoca medievale, lo si avverte anche quando le persone vengono a vivere, a vedere e a visitare la nostra mostra. Cercano i personaggi del tempo, entrano nei loro ricordi, in quello che magari ricordavano di quel corteo o di quel torneo delle chiavi, di chi ha vinto, di chi è stato. Quindi questo ci dimostra ancora una volta che il lucerino o comunque chi ha in qualche modo un legame con la nostra città ha a cuore questo evento, questa settimana. Quindi sì, confermo pienamente quello che hai detto. Ed è bello che chi vi ascolta, chi vi vede, percepisca questo. Allora, ricordo che l'ingresso a tutti gli eventi è libero, ad eccezione del torneo delle chiavi. C'è un ticket da acquistare che, insomma, comunque l'incasso andrà al comune, di Lucera. E poi, vorrei anche ricordare, parlavi appunto della mostra, di questi 40 anni di storia. Fino a quando sarà aperta la mostra, Gianni? Aperta fino al 31 agosto, Bene. quindi saremo qui via Zuppetta a Lucera, in locali appunto dell'amministrazione comunale, che mi preme ringraziare insieme anche ad altre istituzioni che quest'anno hanno voluto in qualche modo sostenere la nostra iniziativa, il nostro programma della settimana medievale. In primis, ed è stata per noi una soddisfazione. Innanzitutto una sorpresa e poi una soddisfazione. Per la prima volta la settimana medievale ha avuto il patrocinio del Ministero della Cultura. E questo, ripeto, è un traguardo importante per noi perché significa che iniziamo a fare le cose fatte bene, ad essere riconosciuti come evento che in qualche modo propone cultura, propone turismo, coinvolge. Quindi questo è importantissimo. Abbiamo anche il patrocinio della Regione Puglia, il sostegno economico anche del Comune di Lucera, della Fondazione Puglia e della Fondazione Angioini, ma ce ne sono anche altri sostenitori. Insomma, è un evento che ha coinvolto non solo i cittadini, inizia a coinvolgere anche le istituzioni. Quindi si sta ingrandendo come partnership, come insomma, elementi che lo rendono ancora più bello e importante.
Ed è proprio così, quindi l'impegno dei cittadini alla base e poi anche il riconoscimento da parte delle istituzioni dall'alto. Grazie a Gianni Finizio, permettimi di salutare anche la collega Daniela Paradiso che si è vestita da cameraman questa mattina, ti sta riprendendo con lo smartphone. Grazie Daniela, buon lavoro perché ne avete davvero bisogno del nostro in bocca al lupo, continueremo a seguirvi e magari daremo anche attraverso i vostri social e il sito internet delle foto. Faremo vedere insomma di come proseguono gli eventi medievali a Lucera. Grazie, grazie ancora, buon lavoro a tutti. Poi ti aspettiamo a Lucera. Grazie Sì, di tutto. ce la metteremo tutta per esserci. Non so se entro il 31 agosto ce la facciamo, ma sicuramente entro il 31 sì, veniamo a vedere la mostra dei 40 anni di storia. Grazie Gianni. A voi, Ciao. buona giornata. Ciao. Ciao. Benissimo, allora adesso torniamo in pubblicità, poi le parole di Don Francesco Armenti, ci sarà ancora spazio per l'informazione e poi chiusura del nostro appuntamento di oggi.